Benvenuti a questa nuova puntata di Commento Espresso. Oggi parliamo di odio. L'odio che risponde all'odio, il male che risponde al male. Partiamo da un fatto di cronaca, di cui si parla molto in questi giorni. Qualche giorno fa, una ristoratrice pubblica un post in cui denuncia una recensione omofoba da parte di un suo cliente. E se ne parla tanto, perché l'omofobia è un qualcosa di negativo. I disabili, le persone omosessuali non devono essere discriminate e questo è un punto fondamentale su cui non dobbiamo nemmeno discutere. Qualcuno mette però in dubbio la veridicità di questo post e questo qualcuno ha un nome e un cognome: Lorenzo Biagiarelli, chef, e Selvaggia Lucarelli, l'opinionista, blogger, o come dicono i suoi detrattori, la non giornalista. Cosa accade qualche giorno dopo? La ristoratrice viene trovata suicida. E lì si scatena una nuova forma di odio. Sì, perché minacce, intimidazioni vengono rivolte soprattutto a Biagiarelli e Lucarelli, che sono nell'occhio del ciclone. La mia riflessione di oggi e sulla libertà di esprimere opinione e di avanzare dei dubbi e comunque di accertarsi di alcune cose prima di parlare. Ecco, esprimere opinioni è legittimo da parte di tutti, soprattutto sui social, dove ognuno di noi può fare una storia per esprimere un suo commento, un suo parere su una determinata vicenda. Non occorre essere un giornalista, non occorre essere un blogger, non occorre essere nessuno. Si accende la telecamera e si parla. Allo stesso tempo non occorre essere nessuno per lasciare un commento negativo. Poi però c'è un limite che secondo me non dovrebbe mai essere superato, perché nella realtà di ogni giorno si chiama reato ed è il limite della diffamazione, dell'ingiuria o, nel caso di questi giorni, delle minacce di morte. Quello si chiama odio. Non importa che sia odio social, è odio. E in questo caso è la risposta meno opportuna a quello che è successo, perché se è vero, questo non lo sappiamo, lo diranno gli inquirenti, se è vero che la ristoratrice si è suicidata per via dell'odio, per via delle critiche che gli sono piovute addosso, è pur vero che a quest'odio non si può rispondere con altrettanto odio. È bene che ce lo ricordiamo, i social non ci danno il lascia passare per dire tutto ciò che vogliamo, perché c'è un limite che si chiama morale, etica. E soprattutto non esiste più la legge del taglione. Non c'è. E quindi non è che perché la ristoratrice, la povera ristoratrice, magari si è sentita sotto attacco e non ha retto alla tensione emotiva o a tutto quello di cui si può diventare vittima nel momento in cui la tua storia diventa nazional popolare e quindi ne parlano tutti. Tutto questo non dà il diritto di continuare a fomentare l'odio, chiunque ne sia adesso la vittima, e in questo caso lo sono due personaggi famosi. Ecco, forse non avrei pensato di iniziare questo programma dovendo parlare di personaggi che stanno sui social e che sui social comunque in un modo o nell'altro stanno costruendo anche e alimentando la loro fama. Hanno naturalmente dei lavori principali, però sicuramente sono persone che stanno sui social, e chi sta sui social e chi sfrutta per il proprio lavoro o lavora con i social sa benissimo che può essere vittima di commenti negativi. Però anche se lo sa, le minacce, l'intimidazione sono un'altra cosa, sono dei reati. Vi lascio con una riflessione di Nelson Mandela.
L'odio è un peso che può distruggere chi lo porta, non chi è il bersaglio. Quindi attenzione, odiatori. Alla prossima puntata di Commento Espresso.